È stato presentato il 16 maggio al Salone del Libro il documentario Aprile 1945, Insurrezione e Liberazione di Torino, del regista Pier Milanese. La pellicola, fortemente voluta dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, è stata realizzata grazie ai materiali messi a disposizione dall'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza. Il documentario, il cui montaggio ufficiale verrà presentato nel mese di giugno, rievoca i protagonisti, i luoghi chiave, i fatti memorabili, il ruolo delle formazioni foranee che entrano da vari punti in città il 26 aprile e di quelle che in essa già operavano da tempo, ed evidenzia il ruolo delle fabbriche, dei semplici cittadini, la dislocazione e i comportamenti del nemico nazifascista, la prima celebrazione, infine, della vittoria partigiana. È un film prodotto dall'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e parla dei giorni drammatici dell'insurrezione di Torino. Quindi è una cronaca quotidiana che parte dallo sciopero insurrezionale del 18 aprile e arriva fino alla grande manifestazione del 6 maggio. È sicuramente un film importante nell'anniversario del 70 anni della liberazione della città. È il progetto che abbiamo voluto assieme all'archivio realizzare con questo film. Informare, soprattutto raccontare con un linguaggio il più possibile anche moderno e contemporaneo, rivolgendosi ai giovani, raccontare un pezzo di storia importante della città attraverso le testimonianze che ci raccontano tutti i passaggi che portano alla liberazione della città.